Catanzaro, luogo di bellezza e cultura. Con queste parole Francesco Chirillo, presidente di Confesercenti Catanzaro, nella sua veste di presidente di Promo Catanzaro, l'azienda speciale della Camera di Commercio del capoluogo, ha dato ufficialmente il via al progetto Arte e Città. Fino al 15 gennaio 2020 le straordinarie installazioni artistiche realizzate da Alex Pinna, Paolo Grassino, Lucio Perone, Nuccio Loreti, Anna Vittoria Cossari, Saverio Rotundo e Massimo Sirelli renderanno più belle, arricchendole di contenuti e significato, le storiche piazze di Catanzaro, un vero e proprio museo a cielo aperto. Promo Catanzaro, l'ideatrice del progetto Arte e Città, promosso in stretta sinergia e la fattiva collaborazione con la Fondazione Rocco Guglielmo e la Camera di Commercio di Catanzaro, con i rispettivi presidenti Rocco Guglielmo e Daniele Rossi, tutti presenti in conferenza stampa per il lancio dell'iniziativa. Sono 7 artisti che presentano 9 opere per questo museo all'aperto che abbiamo fatto a Catanzaro. Naturalmente l'idea non è nuova, perché viene fatta in altre città, però io quando andavo nelle altre città a vedere il museo all'aperto ero sempre invidioso, quindi volevo portarla anche qui a Catanzaro. Ce l'abbiamo fatta anche grazie alla professionalità di Rocco Guglielmo e all'assessore Ivan Cardamone che ci ha dato una mano, ed è un'azione che volevo portare da tanto tempo. E abbiamo deciso di fare questa cosa per dare un segnale alla città, perché se è vero che l'arte serve anche a fare vedere le cose sotto un punto di vista differente, e ci auguriamo che questa cosa, abbiamo la presunzione di augurarci che questa mostra possa avvicinare i cittadini a vedere la città in una maniera differente, che possa far sì che sia i cittadini, i residenti, che i turisti possano venire nel centro storico non soltanto a visitare ma anche a vivere il centro storico. Vogliamo dare anche un messaggio per fare capire che le cose, se c'è la buona volontà, si possono realizzare anche senza grandi budget, senza grandi investimenti. Abbiamo fatto una cosa che poi, se avrete modo di visitarla, è veramente interessante, un percorso che dura 30 minuti, 2 km a piedi, con queste opere che sono veramente eccezionali. Stiamo già discutendo, dopo il primo test di quest'anno, di farla diventare una biennale sempre più importante per Catanzaro, perché pensiamo che anche la forma molte volte è sostanza. In questa città, dove è mancato molto spesso, è mancata la sua identità, pensiamo che la cultura possa essere una vocazione per la città.